Nuovo appuntamento con questa nuova rubrica, un caffè. Con il caffè, questa sera ce lo prendiamo con Davide Carcuro. Buonasera, Davide. Buonasera a te. Allora, Davide, è, è molto che ci, ci inseguiamo. Ho saputo che insomma, volevi partecipare a questa rubrica, ci siamo finalmente riusciti. No, no, vabbè, sentivo i miei compagni che, che ne parlavano, che era una cosa simpatica, quindi fa solo che piacere. Allora, noi ti conosciamo in campo, sei, sei un centrocampista di quelli tosti, richiesto da, da molte squadre, insomma perlomeno prima di arrivare a Terni hai avuto altre proposte, ma che tipo di ragazzo sei? Sei un trevigiano, solitamente si dice che le persone di Treviso siano un pochino fredde no? come carattere, te rispondi a questa, questa caratteristica oppure sei diverso? Ma no, sono un ragazzo tranquillo, diciamo un bravo ragazzo però... Diciamo che sono trevigiano un po' finto perché mio padre è della Basilicata, mia madre è nata in Argentina quindi. Sono un po Io sono nato a Treviso. Diciamo che sono mezzo trevigiano e mezzo, mezzo del sud dai. Quindi caratterialmente sei diciamo, passionale come, come tuo padre e come tua madre? Ma sì, sì, sì. sì, sì, sì. Ecco, questa passione viene convogliata anche in un rapporto a due, ossia sei fidanzato, c'è cioè una donna nella, nella mente e nel cuore di Davide? Sì, 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 sono fidanzato, felicemente fidanzato. Da... Di Treviso lei, Alessandra. Da quanto tempo? Da tre anni e mezzo, quattro ormai. Quindi ecco, tutte le, le fan di Davide Garcuro che sono alla visione di questa rubrica, si mettano l'anima in pace, insomma, sei felicemente fidanzato felicemente Fidanzato. Ecco, lei ti ha seguito fino a Terni oppure a Treviso? No, lei, viene, lei studia e gioca a pallavolo quindi ogni tanto viene a trovarmi lei, e quando gioco io al nord mi fermo io. Quindi Ma fate ogni in modo di... di. Massimo ci troviamo, sì, sì. Qual è la cosa più difficile che ha dovuto. Cioè, mm, Insomma, tu hai lasciato la famiglia molto presto no? perché eh, sei partito giocando con le giovanili della Fiorentina, poi praticamente a Treviso ci sei tornato soltanto per una stagione. Mi sembra ecco. Lasciare la tua famiglia, lasciare gli amici, questo quanto ti è pesato? Qual è stata la cosa più difficile da, da lasciare o da accantonare? No, avevo 17 anni quando sono andato via di casa, quindi, no, senz'altro, la famiglia dai più che gli amici, la famiglia perché ero. Penso sia normale che le abitudini, così stare anche il quotidiano con, con loro è importante, però dovevo fare questa scelta, se vuoi fare questo lavoro devi prendere... Bisogna esatto. spostarsi. Esatto, e poi piano piano ti ci abitui e anche diciamo che cresci più in fretta, dai. E invece per quanto riguarda magari la... Hai lasciato sicuramente insomma, anche la, la scuola e cose del genere. La tua famiglia come l'ha presa? Cioè, è, è contenta che adesso sei arrivato a questo punto, quindi sicuramente sarà contenta. Però magari quando uno se ne va da casa, cioè, sai quel che lasci e non sai poi quello, quello che troverai nell'altra città. I tuoi ti hanno sostenuto oppure erano un po' contrari all'inizio? No, 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 mi hanno sempre sostenuto anche perché sapevano che volevo fare giocare a calcio, quindi mi hanno sempre sostenuto. Poi non è che andavo... A Baghdad, ma andavo certo. a, a Firenze, che è una delle città più belle d'Italia, quindi, quindi no, felice di questa scelta. Ecco, nel, tu, nel corso della tua carriera, sei giovane, ma di squadre ne, ne hai passate già tante: no? Fiorentina, Lanciano, Salernitana, Treviso. Quale, quale città ti ha lasciato di più? Ah, diciamo che tutte mi hanno lasciato qualcosa, qualche ricordo. A Firenze, perché mi ricordo che è una bellissima città, bellissimi posti. Poi anche i due anni trascorsi a Salerno, soprattutto l'anno scorso, che ho sfiorato la serie B, bei ricordi, bei tifosi, una bella piazza. Quindi, diciamo che Firenze e Salerno mi hanno lasciato. Diciamo, poi anche a Crotone, a Crotone che ho vinto il campionato per andare in B, anche lì. Diciamo che mi ha lasciato il segno. Però, Però diciamo, i due anni a Salerno, dai. Sono quelli che ti sono rimasti più dentro. Sì, esatto. Quindi, se la Salernitana non, non avesse poi finito come, come sappiamo l'anno scorso, probabilmente noi non avremmo potuto gioire delle tue prestazioni in campo. Ma questo non, non lo saresti so. Saresti voluto rimanere a Salerno? Ma sì, cioè, se andavi in B. In B... Però dai, nel calcio non si sa mai poi come andava, sarebbero andate le cose. Quindi sono contento di essere venuto qua a Terni e speriamo di andare in bico a ternana. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Davide è bambino, no? Adesso dai 24 anni, però magari sei stato bambino come tutti che giocavi a calcio e che sognava magari di, di arrivare da qualche parte. Ecco, dove volevi arrivare? Ma no, non è che dovevo, volevo arrivare da qualche parte, volevo diventare, volevo giocare a calcio poi. Solo intanto giocare a calcio che era il mio sogno, poi è chiaro. Arrivare in Serie A è il sogno di ogni giocatore. Però si sa che bisogna avere fortuna, essere bravi, e quindi Secondo te più fortuna. O... Adesso dai, togliamoci qualche stassorino, o più conoscere la persona giusta al momento giusto, oppure vabbè, la bravura che sicuramente è fondamentale. Vabbè, per arrivare in Serie A, la bravura maggiormente poi è chiaro che devi avere una, una dose di fortuna per esempio non, non farti male infortuni nel momento magari clou e poi anche conoscere perché no le persone giuste perché non solo nel calcio ma nel mondo del lavoro in generale, in generale. Esatto. c'è qualche compagno con cui hai legato di più no ma con tutti ho legato di più poi magari Conoscevo arrivato qua, conoscevo già altri ragazzi dove ho giocato insieme a Salerno. Con Stendardo, Pisacane a Lanciano ho giocato insieme Litteri a Salerno sempre l'anno scorso. Quindi, no, ma siamo... sei già quasi sentito a casa, diciamo, parte delle, delle persone già erano tue amiche. Sì, sì ma poi basta, bastano pochi giorni per, per farsi gli amici, i compagni, quindi non, non è stato quello il problema. Allora Davide, cominciamo a fare il caffè perché insomma, hai detto che lo sai fare, quindi prendiamo la cialda, questa è la macchinetta ufficiale della Ternana Calcio, squisito, ringrazio comunque anche Alfio, Trattoria Moderna che come ogni, ogni settimana ci offre la location. Allora adesso Davide Carcuro, lo mettiamo ai tuoi colleghi? Davide, Davide. ho detto Davide? Ah Davide, è perché molti, eh, ne so, a Treviso si chiamano, allora apriamo, c'è un po' di impasto sempre in questo momento eh. vediamo come se la cava Davide. È alla visione anche Mimmo Toscano, quindi da come fai il caffè dipende la tua prossima presenza in campo. <ride> a casa te lo fai tu? Oppure? No, oh, no, me lo faccio io con la moca, però me lo faccio. <ride> Ma tu lo vuoi? Sì, sì, vai a farne due, dai. L'hanno fatto tutti i compagni. Tra l'altro, Davide Carcuro a fine intervista firmerà questa macchinetta come hanno fatto i tuoi colleghi che ti hanno preceduto e la, la macchinetta ufficiale della Ternana Calcio a fine campionato verrà, verrà posta in beneficenza quindi anche uno scopo benefico per te Davide visto che siamo vicino, intanto prosegui pure a fare il caffè di mettere il microfono ci, ci sta ripensando, forse non era così bello venire a fare questa rubrica eh, dicevo visto che siamo vicino al Natale, come, come passerà il Natale? No, è il Natale con la famiglia, con gli amici, con la fidanzata quindi tornerai a Treviso. Sì, sì, senz'altro. Non sei uno di quelli magari che preferisce Maldive o cose no, del genere. No, eh, cosa mai quelli ci penso a quando ho vinto il campionato qui a Terni. Allora, speriamo che quest'anno insomma se andrà alle Maldive significa che abbiamo vinto il campionato. Sì, sì, speriamo. E invece volevo sapere una cosa, c'è un, un pensiero ricorrente nel, nel Davide uomo? C'è una cosa che vorresti assolutamente per il tuo futuro, anche non solo per quanto riguarda il mondo del calcio, ma per quello magari di tutti i giorni, una famiglia, non so? Sì, eh, senz'altro non nego che vorrei costruirmi una famiglia, come penso sia normale, come tanti ragazzi sognano, insomma. Hai già pianificato un qualcosa, non so, la data del matrimonio, ci facciamo no, un po' gli affari tuoi, no? No, 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 ancora no. È, è difficile essere la fidanzata, la donna o la moglie di, di un calciatore, eh, ma più che altro nel vedersi, magari stando lontani, magari un po' di lontananza può creare qualche problema. Però, se si ha la voglia di stare insieme, si passano anche questi problemi, quindi. Sei un tipo geloso te, insomma, quando, quando la tua fidanzata gioca, magari anche lei va in ritiro, va, va fuori, te co come la, la vivi? Uh, negli altri sport non, non si usa tanto il ritiro, sai. Almeno nella pallavolo no. Quindi, no, geloso sì, ma al punto giusto. Diciamo. Lei invece è un tipo geloso? Sì, anche lei, forse un po' più di me. E comunque, te, te vai lontano da casa quindi insomma, sì. sale fan. Poi quest'anno la ternana va anche bene, quindi insomma, ci saranno molte, molte donne che ti girano intorno. No. Solo girano, però guardare, ma non toccare, no? no? Vabbè, ma a prescindere, gelosa anche lei. Ma al punto giusto, poi. se si vuole stare insieme, ci si riesce esatto. Allora Davide, visto che tanto la tua fidanzata non ci vede perché noi andiamo in onda su Tele Leo, quindi insomma, no, non credo che arriverà fino a lassù. Cosa vorresti trovare sotto l'albero? Sotto l'albero intanto una vittoria col Como, <ride> che sarebbe già <ride> qualcosa, sarebbe no? Sarebbe male. E poi niente niente di particolare, stare co, con la famiglia che ne ho bisogno e con gli amici d'infanzia. E niente di particolare, sono un ragazzo che è semplice. Quindi ecco, non c'è magari qualche qualcosa che, che vorresti particolarmente, ecco la, la normalità semplicemente. Brava, la normalità, brava. Allora Davide, io ti ringrazio, è stata un'intervista molto, molto interessante allora. e adesso possiamo berci il caffè. perché dicono tutti che lo faccio, non so te l'hanno detto i tuoi compagni ma lo faccio bere quando è già freddo o... eh, infatti, te lo stavo per dire che eh, infatti, hai ragione, allora beviamoci il caffè ringrazio Davide Carcuro e tanti auguri Davide, non so se lo vuoi fare anche ai nostri telespettatori no, auguri di buon anno e venite ah no ma questa va in onda lunedì questa va in onda lunedì, va in onda dopo, comunque beh il buon Natale va bene lo stesso <ride> no, buon Natale a tutti e forza Ternana Sempre Forza Ternana, grazie Davide. Ringraziamo Alfio e Stefano della Squisito Caffè.